devono entrare altri comuni a portare i rifiuti qua, perché con la differenziata che facciamo sicuramente le tonnellate di rifiuti non è sufficiente per far andare a regime l'inceneritore, e quindi dobbiamo pensare anche a questo. Come ho detto prima, noi siamo in una posizione di discariche, abbiamo fino ad ora, ancora oggi, prendiamo tutti i rifiuti dalla provincia di Varese, qua dal nord della provincia vengono tutti a portarli a Gorla Maggiore, che siamo lì a 1,5 km, e quindi anche questo, anche in questo momento, anche i paesi del nord della provincia che non avevano mai fatto le differenziate, anche loro si stanno impegnando fortemente a fare questa differenziata. Quindi quello che arriva, tra l'altro, è un prodotto già selezionato, e quindi non è più il prodotto che arrivava una volta all'inceneritore. Una volta arrivava di tutto, non c'era differenziata dell'umido. E quindi io penso che bisogna sì dire a questa ristrutturazione, ma bisogna, per me va fatto veramente un tavolo tecnico, che deve entrare anche l'ACA, anche il consiglio dell'ACA deve entrare in questo tavolo tecnico per discutere tutte queste forme, per far sì che l'ambiente non sia depauperato come è stato fatto fino adesso. Poi ci sono da salvaguardare o da aiutare i comuni che hanno questi impianti sul territorio, che è giusto, quindi i cittadini, oltre ad avere di avere riguardo per l'ambiente, che l'ACA deve avere riguardo per l'ambiente, però anche i cittadini dovrebbero avere un qualcosa in più, logicamente, perché loro hanno sul territorio questi impianti. Questo qui è quanto volevo dire in questo momento. Cominciamo da Vedelago, che era stato citato nella domanda del nostro giovane giornalista. Io qualche tempo fa, un paio di anni fa, ho avuto occasione di parlare con un paio di giovani, adesso non mi ricordo più se del comitato non inceneritore o dei grillini o roba del genere, sono un inceneritore. Io per mezz'ora ho cercato di spiegarmi con loro, ma non sono riuscito, perché loro avevano una tale entusiasmo, passione e impeto che mi impedivano di parlare praticamente. Però ecco, il Vedelago sicuramente un'esperienza positiva, i risultati che ha dato sono interessanti. So che l'amico Paganini, sindaco di Vedelago, ha aderito all'iniziativa di Vedelago, sarà utile poi verificare la sua esperienza nel concreto. Però la riflessione che facevo e che faccio è questa: il comune, che di solito nel suo apparato politico e anche appunto funzionariato non ha professionalità specifiche che possono coadiuvare nelle scelte di questo tipo, non può sicuramente avvalersi della decantazione del privato che gestisce i servizi per sapere se questo servizio è utile o meno, perché è interesse di quel privato decantarlo. Il comune deve, nella sua opera amministrativa, deve cercare di agire in assoluto rigore, e quindi probabilmente una valutazione dell'impatto positivo della metodologia usata per impianti come quello di Vedelago, io credo i comuni devono vederla certificata da un organismo competente, un'università, qualcosa del genere. E questo è il primo impatto che secondo me è importante. E credo comunque che la tecnologia vada molto avanti. Vedelago è un impianto che va avanti ancora con molta mano d'opera, manualmente si distrinse con i prodotti. Credo che la tecnologia possa dare una mano su queste cose qua, presumo. Io non sono un tecnico, non voglio cominciare ad esserlo, però credo che una situazione importante da questo punto di vista debba essere data dalla tecnologia, e ovviamente, ritorno alla citazione che facevo prima,
la politica ha un ruolo importante perché deve aiutare la tecnologia ad andare avanti, a finanziarla, i ricercatori a andare avanti nella ricerca per cercare di trovare i prodotti sempre migliori dal punto di vista tecnologico per risolvere anche questo problema di smaltimento dei rifiuti. Ecco, io qua credo che sia utile, come dicevo prima, pensare quali sono le possibili soluzioni tecnologiche da qui in avanti. Il problema è che io ho la sensazione, e posso quindi anche sbagliare, perché è una sensazione, non ho alcun elemento che mi dica che esista questa cosa, lo voglio sottolineare, ho la sensazione che ci sia qualcuno che sta già pensando alle soluzioni tecnologiche sul nostro territorio. Lo dico molto chiaramente, insomma, rischiando davvero di sbagliare, perché è nelle cose la possibilità di farlo, però mi piace spinsecare sempre il mio pensiero in maniera pulita. Credo che qualcuno stia già pensando a quali soluzioni poter investire anche su territori come questo, vicini a questo, dal punto di vista tecnologico. E io faccio solo rilevare che a me piacerebbe essere coinvolto, perché riguarda anche il territorio che io amministro. Piacerebbe che siano coinvolti anche i sindaci di tutto il territorio, perché coinvolge anche loro. Fino a quando questo non avviene, io ho sempre questo paragone. Da un lato ho la soluzione Hackam che mi assicura che non ci sarà più un effetto futuro Napoli o Palermo. E questa è la condizione essenziale sine qua non. Dall'altra parte io non ho nulla. Ho la sensazione che ci sia qualcosa, ma non ho nulla. E se devo scegliere, io devo avere la capacità, la possibilità di selezionare il progetto migliore, sapendo quali sono i progetti che sono sul tappeto. Se io ne ho solo uno, evidentemente, che mi piaccia o non mi piaccia, è l'unica soluzione certa. E quindi non posso fare chi la puzza sotto il naso, non me lo posso permettere, io gestisco la salute anche di 12.000 rotti cittadini. Io non vorrei mai che in mezzo alle strade di Canegratte ci fossero i rifiuti della spazzatura abbandonati per strada, non me lo perdonerei mai. E quindi piuttosto che quello, comunque sempre meglio, una soluzione che può piacere o non piacere, quello non è importanza a questo punto. Hackam è una soluzione certa. Adesso poi che ci sono arrivati i finanziamenti è assolutamente certa e quindi va bene. In attesa di qualcosa di meglio che io non posso programmare, devo solo capire chi sa, chi può, chi riuscirà a fare qualcosa di meglio, e spero che qualcuno si stia muovendo in questo caso, poi la valuteremo. Ecco, anch'io non sono un tecnico e ovviamente le ricette con la bacchetta magica penso che nessuno di noi a questo tavolo le abbia, però mi sembra che già una cosa dai discorsi che mi hanno preceduto è venuta fuori chiara, lampante. Io l'avevo scritta, ma è già venuta fuori. Qui c'è un interesse divergente, estremamente divergente, tra due entità. L'entità, chiamiamola così, comuni cittadini, che è quella che abbiamo detto nel primo giro di interventi: produciamo meno rifiuti, andiamo avanti con la raccolta differenziata, andiamo col riciclo e tutte queste cose qui. E poi l'altra esigenza di quell'altro, chiamiamolo così, ente in forma astratta, che in questo caso è l'inceneritore Hackam di Borsano, ma potrebbe essere l'inceneritore di Brescia piuttosto che di qualsiasi altra zona d'Italia, che invece per sua natura, per suo scopo, ha quello di bruciare più rifiuti possibili per produrre più energia. E in questo ambito anche bisognerebbe cominciare a fare una piccola riflessione anche sulla tipologia dei rifiuti che ha bisogno un inceneritore, perché ovviamente per sua natura l'inceneritore ha bisogno di un conferimento di rifiuti che non sia esclusivamente l'umido, faccio un esempio ovviamente banale, perché sennò non brucia bene.
devono esserci dentro plastica, devono esserci dentro altri materiali che sono più pregiati e che bruciano meglio. Allora il discorso è questo qui, noi abbiamo di fronte tutti noi comuni che vogliamo produrre meno, riciclare di più, però dall'altra parte c'è questo Moloch che ha bisogno di bruciare tanto, come diceva qualcuno, per le economie di scala, deve bruciare tot tonnellate al giorno per produrre energia. Allora a questo punto qui faccio una logica paradossale: se noi arrivassimo a produrre meno rifiuti e a riciclarli sempre di più, è chiaro che, come già adesso, devono accedere altri comuni, in questo caso la provincia di Varese. Ma siccome ho sentito con interesse che anche i comuni del nord della provincia di Varese stanno producendo meno rifiuti e stanno differenziando sempre di più, abbiamo però sempre il Moloch che deve bruciare quella quantità. Allora non so da dove cominceranno a arrivare questi rifiuti. Arriveremo a portarli da Napoli o andremo a prendere?